Eleonora. Ciao. Super mamma di ben due atlete del nuoto sincronizzato. Eleonora, chi sono le due bimbe che stanno con noi? Allora, una è una bimba perché ha 8 anni, Ginevra Pontoni, categoria giovanissime, terzo anno. L'altra è un pochino più grande perché ne ha 12, è il primo anno in categoria ragazze, Giada Pontoni. Quindi sono due sorelle unite dalla stessa passione in questo bellissimo sport. Ma le hai fatte avvicinare tu al sincronizzato? Ma le hanno chiesto loro? In realtà quando era piccola la grande sì, perché le piaceva sia ballare che nuotare, quindi ho detto quale connubio migliore, insomma, di uno sport che unisca entrambe le discipline. Poi la sorellina, vedendo la sorella più grande, ha voluto cimentarsi anche lei, assolutamente. E com'è essere mamma di ben due atlete di sincronizzato? Impegnativo, molto impegnativo, anche perché per l'appunto non essendo nella stessa categoria, non si allenano nelle stesse giornate e non gareggiano nelle stesse giornate, quindi praticamente siamo impegnate tutta la settimana o con l'una o con l'altra e quindi è molto impegnativo, ma dà tante soddisfazioni. Poi per i figli questo è altro? Assolutamente sì, soprattutto quando lo fanno con tanta passione come lo fanno loro e con tanta motivazione, che sicuramente è dovuto anche all'ambiente in cui si allenano, che le coinvolge a questo punto. E quindi, com'è stare in SIS? Stare in SIS è meraviglioso. Io ho scoperto veramente un mondo bello, perché è sano, e la cosa che comunque a me e mio marito, comunque come famiglia, ci piace di più è che qui non si impara soltanto l'attività sportiva, non si impara solo a fare sincro, ma si cresce, quindi c'è un dialogo costante con le allenatrici laddove si debba, no, aiutarle in qualche difficoltà, per cui crescere attraverso lo sport, secondo me loro incarnano perfettamente questa filosofia che si sposa molto con la nostra visione educativa come famiglia. Grazie, ti ringraziamo tanto. Grazie.